Alessandro, il 3-0 è un risultato pesante. Sì, un 3-0 secondo me è anche troppo pesante per quello che abbiamo fatto vedere in campo, però questa è la Serie A, insomma, questo è quello che vedono tutti. Noi siamo arrivati qua, abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli come al solito, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo è emersa la grande qualità degli avversari, qualche disattenzione nostra, però credo che dopo l'1-0 abbiamo cercato in tutto per tutto di spingerci in avanti, di cercare qualche soluzione offensiva. Sono arrivati due gol loro che secondo me è un passivo un po' troppo pesante, però dobbiamo essere bravi a tenere sulla testa, non guardare il risultato, guardare comunque la buona prestazione soprattutto nel primo tempo e andare avanti, insomma. Com'è stato il tuo rientro in campo dopo alcuni mesi d'assenza? Ma credo che comunque, nonostante le difficoltà di quando uno rientra dopo tanti mesi, insomma, credo di aver fatto il massimo, di essere stato aggressivo quanto ha chiesto il mister. Logicamente quando perdi 3-0 i difensori sono un po' messi in croce, ma questo è il calcio, nel senso, puoi giocare magari male, fare qualche errore, gli avversari magari sbagliano davanti alla porta, tu vinci 1-0, viene fuori una grande prestazione della difesa. Purtroppo il calcio è questo, il risultato dice tutto, insomma. Cos'è mancato secondo te oggi, o qual è stata la chiave che ha permesso all'Udinese di vincere? Ma la chiave credo sia stato il colpo di Natale, nel senso un tiro al volo così che è difficilissimo, di un coefficiente di difficoltà altissimo. Dopo quel gol credo che la partita sia cambiata, insomma, perché eravamo lì, potevano far gol loro, potevamo far gol noi, non ci sono state grosse occasioni nel primo tempo. Credo che quel gol abbia cambiato un po' le sorti della gara. Ora domenica avversario importante l'Udinese, la Juventus. Sì, andare là è un'impresa per tutti, però noi non abbiamo avuto paura contro il Milan, contro l'Inter, a Milano, contro il Napoli a San Paolo, quindi non credo che dovremmo avere paura anche dello Juventus Stadium.